Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un inserto in vera pelle composto da patella con manico e chiusura cartella e due laterali. Andremo a lavorare il nostro corpo borsa con il cordino. Io ho scelto di utilizzare il cordino Van Gogh, ci basta una rocca da 300 grammi e utilizzeremo l'uncinetto numero 3,5. Tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, partiamo subito, quindi cappietto, dobbiamo avviare un numero di catenelle multiplo di 6 più 1, pertanto io ne vado ad avviare 31. Catenelle e adesso partiamo con la lavorazione vera e propria. Dobbiamo fare altre 3 catenelle che vanno, diciamo, a sostituire la nostra prima maglia alta. Dopodiché puntiamo nella, diciamo, 4 catenelle indietro e andiamo a lavorare 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi vedete che ne ho fatta una, ripunto nello stesso punto e ne faccio una seconda. In questo modo. Adesso saltiamo 2 catenelle di base, quindi una e una due, puntiamo nella terza e facciamo una maglia bassa. In questo modo. Adesso saltiamo di nuovo una e una due catenelle di base, andiamo nella terza e andiamo a lavorare 4 maglie alte nello stesso punto. Quindi una, rientro nello stesso punto e facciamo la seconda, rientro nello stesso punto e facciamo la terza, rientro nello stesso punto e facciamo la quarta. E abbiamo fatto il nostro primo ventaglietto che compone il punto. Saltiamo di nuovo 2 catenelle di base, puntiamo nella terza e facciamo una maglia bassa. Salto di nuovo 2 catenelle di base e facciamo di nuovo un ventaglietto, quindi 4 maglie alte nello stesso punto. Salto di nuovo 2 maglie basse di base, nella terza facciamo una maglia bassa, saltiamo di nuovo 2 catenelle di base e facciamo un nuovo ventaglietto, quindi 4 maglie alte nello stesso punto e alterniamo questa sequenza per tutto il resto delle catenelle, quindi facciamo sempre saltiamo sempre 2 punti di base, facciamo una maglia bassa, saltiamo 2 punti di base e facciamo un ventaglietto. Vedete che sono arrivata qui al termine del giro, devo saltare 2 punti di base e nell'ultimo punto andiamo a fare il nostro ventaglietto finale. In questo modo e a seguire nel primissimo punto di inizio del nostro cappietto facciamo una maglia bassa. Voilà, abbiamo terminato il primo giro. Quindi adesso andiamo a fare 3 catenelle e voltiamo il lavoro. Andiamo di nuovo a fare 2 maglie alte nel primo punto, sopra diciamo la maglia bassa del giro precedente. Quindi una maglia alta e un'altra maglia alta. Iniziamo il giro sempre in questo modo. Adesso dobbiamo andare a fare i ventaglietti scambiati. Allora, al centro delle due maglie, allora il ventaglietto del giro precedente è composto da 4 maglie alte. Andiamo a puntare al centro, quindi tra
due maglie alte e le altre due dall'altra parte, al centro dell'archetto. In questo modo, vedete che ho due maglie alte a destra, due maglie alte a sinistra, io punto in mezzo e faccio una maglia bassa. In questo modo. Mi sposto qui sulla maglia bassa del giro precedente, quindi tra un archetto e l'altro, e vado a fare il mio archetto, quindi di nuovo 4 maglie alte nello stesso punto. Quindi una, due, 3 e 4. Adesso puntiamo a metà dell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. Dopodiché puntiamo sulla maglia bassa del giro precedente, quindi di nuovo tra un archetto e l'altro, e facciamo il nuovo archetto, quindi 4 maglie alte. Puntiamo a metà dell'archetto, facciamo una maglia bassa e proseguiamo in questo modo per tutto il giro. Quindi adesso qui in mezzo faremo di nuovo un archetto, poi faremo una maglia bassa, poi di nuovo un archetto, una maglia bassa, un archetto e una maglia bassa. Ok? Quindi completiamo la sequenza. Allora, arrivati qui al fondo, l'ultima maglia bassa la andiamo a fare proprio in punta alla riga, quindi sull'ultimo punto. Qui così. E chiudiamo il giro con una maglia bassa. Quindi avrete notato che apriamo sempre il giro facendo 3 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto e chiudiamo tutti i giri facendo solo una maglia bassa. Ok? Quindi questo non cambia, rimane invariato per tutti i restanti giri. Infatti adesso dovremo di nuovo fare 3 catenelle, voltare il lavoro. Sulla maglia bassa che abbiamo fatto come chiusura del giro, andremo a lavorare altre 2 maglie alte. E poi riprendiamo la sequenza degli archetti scambiati, ovvero facciamo una maglia bassa sempre a metà dell'archetto. In questo modo, e poi qui dove abbiamo la maglia bassa riprendiamo a fare il nostro archetto, quindi di nuovo 4 maglie alte nello stesso punto. E dobbiamo ripetere questa sequenza per tutto il giro e per tutti i giri a venire, fino ad aver ottenuto la lunghezza del corpo borsa desiderato. Allora, guardate, ho terminato di realizzare il mio corpo borsa. In totale ho 43 centimetri. Ok? Quindi questo è quello che ho lavorato ed è la misura del corpo borsa ottenuta. Quindi vedete che abbiamo questo bellissimo punto a ventaglietto e adesso vediamo come andare ad assemblare la borsa. Allora, una volta che abbiamo realizzato il nostro pannello, sono andata a tagliare un pezzo di rete della stessa misura e adesso vedremo come andare ad unirlo e a irrigidire, diciamo, il nostro pannello. Ho deciso di metterci la rete nonostante il pannello sia abbastanza spesso e la borsa anche abbastanza piccolina, quindi forse non necessitava nemmeno, però voglio che sia proprio bella dritta a piombo, quindi ho deciso comunque di andarla a irrigidire. Quindi adesso vediamo come andremo ad attaccare il pezzo di rete nel mentre che facciamo lo scontorno del nostro pannello. Quindi prendiamo subito già il nostro uncinetto, facciamo un cappietto, quindi mettiamo il nostro pannello al rovescio. Ci posizioniamo la rete sopra, vedete che l'ho tagliata proprio giusta, 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 giusta di misura. Andiamo con l'uncinetto a inserirci, partiamo pure da qua, nel primo punto dell'angolo e nel primo quadratino della rete. Prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa. In questo modo. Dopodiché puntiamo nel punto seguente, nel quadratino seguente della rete, agganciamo il filo e facciamo una maglia bassa.
Così invece di andare a cucire la rete separatamente, la andiamo a inglobare nel mentre che facciamo il giro di scontorno del nostro pannello. Di nuovo punto, quadratino della rete, maglia bassa. Punto, quadratino della rete e chiudo facendo una maglia bassa. Procediamo in questo modo per tutto il lato. Una volta che siamo arrivati qui sull'angolo, ho fatto l'ultimo punto. Adesso andiamo a fare una catenella e giriamo, andiamo ad attaccarci nell'altro lato. Qui di nuovo andiamo a prendere tutto il punto in questo modo, il quadratino della rete in questo modo e facciamo una maglia bassa. Poi ci spostiamo nel punto a fianco, quadratino e maglia bassa. E dobbiamo procedere in questo modo per tutto il perimetro del nostro pannello, attaccando la rete sui quattro lati. Quindi procediamo in questo modo. Allora, per quanto riguarda il nostro laterale, facciamo un cappietto, ci inseriamo, io mi inserisco qui nel punto, diciamo, dell'angolo esterno, estraggo il filo e faccio una maglia bassa, in questo modo. Rientro nello stesso foro e faccio una seconda maglia bassa. Voilà. Passo nel foro a fianco e lavoro una sola maglia bassa. In quello dopo lavorerò due maglie basse nello stesso foro, così, poi di nuovo solo una maglia bassa nel foro successivo e qui ci troviamo sull'angolo. Allora, qui andiamo a fare due maglie basse, una e una due, una catenella e di nuovo due maglie basse nello stesso foro che ci permetteranno di girare. Quindi una e una due. E questo procedimento lo dobbiamo andare a svolgere per tutti e quattro gli angoli. Adesso riprendiamo ad alternare una maglia bassa e due maglie basse nello stesso foro. Voilà, fino ad arrivare sull'angolo dove di nuovo faremo due maglie basse, una catenella e due maglie basse. Qui alterniamo di nuovo una maglia bassa, due maglie basse e così via. Sull'angolo di nuovo stessa cosa e torniamo su, alternando sempre una maglia bassa in un foro e due maglie basse nel successivo. Arrivati qui al termine del giro, andiamo a puntare nel punto di inizio e andiamo a fare le due maglie basse mancanti. Una e una due. Una catenella e chiudiamo facendo una maglia bassissima. In questo modo abbiamo terminato di bordare il nostro laterale. Adesso non ci resta che andarlo ad unire al pannello della nostra borsa irrigidito. Vedete, io qui l'ho già fatto, ho unito questo lato. Adesso vediamo insieme come unire il lato successivo. Quindi ho il filo qui, non lo stacco, non vado a staccarlo, vado a inserirmi direttamente nel punto qui sull'angolo del mio corpo borsa, in questo modo, estraggo il filo e faccio una maglia bassissima. Allora, a questo punto dobbiamo andare a prendere l'asolina più esterna del punto nel corpo borsa e quella più interna invece del nostro scontorno del laterale. Quindi prendo queste due asoline sull'uncinetto, aggancio il filo e faccio una maglia bassissima. Di nuovo asolina e asolina, filo e chiudo. Asolina, asolina, filo e chiudo.
Asolina, asolina, filo e chiudo, devo procedere in questo modo fino ad aver attaccato il lato, tutto il laterale su tutti e tre, diciamo, i lati. Quindi attaccheremo tutto questo lato, poi attaccheremo nello stesso modo il fondo e poi tutto il lato a salire. Quindi procediamo. Una volta che avete unito entrambi i laterali in questo modo, non ci resta che andare a cucire la patella. Quindi dobbiamo prendere un'agugliata di filo con un ago tirafettuccia. Andiamo a posizionare la patella sul retro del nostro lavoro, inseriamo l'ago all'interno della borsa e usciamo in corrispondenza del foro della patella. Una volta arrivati al fondo, torniamo indietro e andiamo a fare i punti di cucitura negli spazi vuoti che abbiamo lasciato. Quindi in questo modo rientro con l'ago e vado negli spazi vuoti. Terminato di cucire la patella, non ci resta che andare a concludere la nostra borsa andando a inserire l'altra parte della chiusura, diciamo. Quindi andiamo a chiudere la borsa per prendere la misura di dove vorremmo che andasse la nostra chiusura. La mia va qua. Spingiamo con le alette e le facciamo uscire attraverso la borsa e la rete. In questo modo, vedete che le mie alette sono fuoriuscite da qua. Mettiamo la nostra ghiera di metallo e andiamo a piegare le alette. In questo modo. E voilà, abbiamo terminato la nostra bag. Vi piace? Io la trovo un gioiellino bellissimo.